In attesa della Befana, i ladri sono venuti di notte e invece delle scarpe rotte, come intona la Finastrocca, avevano attrezzi utili a forzare gli ingressi delle cassette di Natale. Una decina le strutture in legno che sono state visitate dai balordi dopo aver diverto i lucchetti. In alcuni casi gli autori del raid hanno portato via denaro e anche merce, trafugati giocattoli ma anche articoli da regalo dalle cassette che intorno alle 20:30 erano state chiuse dai commercianti per poi essere riaperte stamane in preparazione soprattutto dell'atteso arrivo della Befana e quindi ancor di più allestite a feste addobbate per l'occasione. Il bottino finito nella calza dei ladri, ancora da quantificare, visto che i titolari di alcune cassette ancora non hanno potuto verificare i danni subiti, ma il blitz in Piazza Libertà, nel cuore della città e delle feste di Natale, è un segnale preoccupante. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale che hanno acquisito le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza. La Befana riuscirà a portare in dono la svolta delle indagini con l'identificazione dei responsabili del saccheggio? Una domanda questa forse da cenere e carbone. Hanno tolto tutti i lucchetti da vicino alle casette e io, come l'ho visto, ho chiamato il responsabile che subito è accorso a vedere cosa era successo e sono venuti i vigili, hanno fatto la constatazione. Quante casette hanno danneggiato? Una decina di casette hanno tolto io tutti i lucchetti. Comunque si va avanti per la Befana. Sì, per forza. Non mi ferma. No, non mi ferma niente, non ci ferma niente. Qua invece cosa hanno fatto i vandali? Hanno preso solo una cassetta con pochi centinaia di euro dentro, sono 70 euro se non sbaglio. Dov'è ce l'avevi? Ce l'avevamo qui sopra, a fianco alla cassa. Era solo il resto più che altro. Ci hanno preso solo quello, per fortuna. Sì, questo è il lucchetto che fortunatamente hanno già cambiato, mi hanno avvisato insomma telefonicamente di quello che era accaduto durante la notte, la mattinata non lo sappiamo. E quindi ora stiamo controllando, sembrerebbe che qualcosina già manca. Hanno rubato delle bamboline? Delle collanine con delle bamboline e forse dei bracciali. Adesso controlliamo il resto e vediamo un attimo che cosa è accaduto.